In questa puntata cercheremo di spiegare a grandi linee le caratteristiche principali che hanno reso il Kali un'arte marziale tra le più efficaci. Nelle seguenti immagini vedremo alcuni esercizi base per lo scioglimento dei polsi e quindi migliorare l'esecuzione dei colpi. Ora vedremo gli angoli d'attacco del Kali. In diverse scuole o stili gli angoli sono più o meno di 14, nel Kala Sak System sono 14, può variare anche l'ordine o il numero, comunque dipende dai stili. Nel nostro sistema sono questi: 1 sulla tempia o se con la lama sulla gola, 2 uguale dall'altro lato, 3 subito sotto i gomiti, 4 uguale, 5 centrale, 6 interno, 7, 8, 9 gola, 10 lateralmente, 11, 12 sulla tempia, 13 cuore, 14 l'altro lato. Ora vedremo i stessi angoli di attacco con diversi tipi di armi e a mani nude.